Sospendere la ZTL per il centro storico nella fase 2 dell'emergenza, a reiterare la richiesta al sindaco della città di Sulmona Anna Maria Casini e l'associazione commercianti Corso Video Sud. La sospensione della ZTL è necessaria. I commercianti del centro storico vedono alimentate le proprie entrate dai turisti e dalla gente di Sulmona a passeggio nello struscio quotidiano. È facile capire che questa tipologia di clienti in questo momento non esiste più. Si tenga presente che già oggi sono oltre 25 le attività aperte soltanto lungo l'asse di Corso Video. Chiedo pertanto di sospendere la ZTL per permettere ai negozi dell'intero centro storico di poter avere quel minimo di entrate che consentiranno loro la sopravvivenza. Considerate anche che questo permetterà allo stesso tempo anche di limitare il movimento di persone e di avere quindi un minor rischio di diffusione del coronavirus. Il sindaco nei giorni scorsi aveva già declinato la proposta arrivata dai commercianti e dalla consigliera comunale della Lega Roberta Salvati, dal momento che lo stop alla ZTL potrebbe rappresentare un via libera per le uscite di casa senza comprovata necessità. Ma i commercianti insistono e fanno notare che nella fase 2 la misura sarebbe particolarmente gradita per il commercio cittadino.